Senti, siamo qui nel pieno centro storico di Prosseti, nelle immagini il consigliere comunale delegato alla cultura Danilo Torella. Ecco, consigliere, davvero una kermesse importante, quella della Zazzicchia, un evento importante che ha trascinato tanti visitatori in piazza Umberto I. Ecco, alla fine lei quale opinione esprime in merito per quanto concerne l'aspetto culturale e turistico? Siamo giunti quest'anno alla 24esima edizione di questo appuntamento organizzato dal Centro Studi Prossetani, che è una delle associazioni più longeve del comune di Prosseti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di far conoscere questo nostro prodotto tipico anche a chi viene da fuori, proprio perché la particolarità del nostro prodotto è il modo in cui questa salsiccia viene condita. Abbiamo origini addirittura risalenti all'arrivo dei saraceni qui a Prosseti, che utilizzavano la spezia del coriandolo per nascondere il sapore del maiale. Ovviamente nelle nostre zone il maiale era la carne che andava più, era più diffusa, e quindi loro, per la loro religione, non avendo possibilità di mangiare questa carne, tentavano di nasconderla, di nascondere il sapore condendola con scorze d'arancia e coriandolo. Grazie al Centro Studi, che poi sapientemente accostata questa salsiccia con i broccoletti locali, vanno a farcire questo panino che davanti al grande focolare che viene aperto, che viene acceso in piazza, allietano, ecco, questa serata pur invernale, però con un buon bicchiere di vino riusciamo a scaldarla. Ecco, in effetti lei è assessore alla cultura e al turismo, davvero si intrecciano secondo lei i due settori? In un paese come Prosseti ci troviamo proprio qui in uno dei vicoli più antichi del paese, quindi era una porta di accesso del paese nelle mura medievali, e quindi in un paese come questo, un piccolo paese, la cultura, quindi relativa all'architettura e al paesaggio, si sposa appieno con la componente del turismo, proprio perché noi come piccolo comune dobbiamo molto concentrarci sulla valorizzazione delle nostre tradizioni, sia culturali che poi soprattutto enogastronomiche, per fare in modo che queste vengano tramandate per far conoscere il paese di Prosseti. Bene, ecco, giustamente questa kermesse enogastronomica rientra in una prospettiva culturale e turistica, anche secondo i dati da lei riportati, ma rientra anche in una prospettiva turistica di far venire quanto più persone possibile. Già negli anni passati si sono riscontrati circa un migliaio di presenze, quindi abbiamo anche, cioè, nel periodo invernale questa affluenza di gente viene poi solo superata nel periodo estivo da un altro grande evento che noi abbiamo, che è Vicoli di Notte. Quindi durante questa occasione vengono comunque fatte degustare le salsicce tipiche di Prosseti, però ecco, noi ci teniamo molto a far degustare questo prodotto nel periodo in cui di fatto queste salsicce vengono prodotte, ovvero nel periodo invernale, quindi quando l'animale viene macellato, diciamo, e quindi c'è proprio il periodo adatto per la degustazione di questo prodotto. Speriamo di fare sempre meglio e anzi di poter in qualche modo far riconoscere il nostro prodotto anche a livello regionale, e quindi avviare delle campagne di valorizzazione di questo prodotto, proprio perché nelle zone, nei paesi vicini, non è conosciuto. Forse un esempio, diciamo, simile di questa salsiccia è quella di Monte San Biagio, però già nei nostri paesi limitrofi la condiscono già in modo diverso, e quindi per loro sembra strano utilizzare questa spezia, che il coriandolo, ma che noi qui in Prosseti in dialetto chiamiamo pitartara. Quindi si condisce con questa spezia che assume il suo carattere pungente nel momento in cui vengono macinati i semi. Quindi si sprigiona questo odore che è simile al pepe, ma meno, diciamo, accentuato come sapore. E poi accostata agli altri due semplici ingredienti, ovvero il peperoncino e l'arancia, rendono questo prodotto unico. Ecco, un'altra domanda importante. Qui stiamo parlando di prodotti tipici locali. Quindi sono delle specialità locali
Lei sa benissimo che ci sono i fenomeni internazionali. Lei giustamente come consigliere delegata alla cultura e al turismo, come cerca, anche perché questo aspetto riguarda anche un altro settore, però come riesce a tutelare, perché qui Sì. si Sì, parla di tutela, la specialità locale? ecco, purtroppo con il fenomeno, diciamo, di questa diffusione dei prodotti magari a costo inferiore nelle nostre zone, quindi che ci propongono A gare livello nazionale anche a anche. livello nazionale e poi quindi si ripercuote nel locale, a prodotti, diciamo, fondamentalmente bassi rispetto a quelli artigianali, in qualche modo, abbiamo, cioè si hanno dei problemi per quanto riguarda la valorizzazione del prodotto locale. Noi qui come comune abbiamo intrapreso una campagna di promozione delle aziende agricole, incentivando l'attività dei giovani, e quindi da qualche anno a questa parte sono nate delle aziende, c'è una macelleria qui che poi è stata, che è forse una delle più antiche, che poi è stata ereditata da nuove generazioni, e quindi stanno iniziando a produrre, a commercializzare fuori da Prosseti questo prodotto, altre aziende per la produzione del formaggio caprino, che è anche una delle nostre specialità, è nata da poco. Quindi ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo attraverso la valorizzazione, La l'incentivo, la tutela. tutela poi soprattutto del prodotto originale, di poter innanzitutto conservare, tramandare e poi esportare, si spera a livello nazionale. Abbiamo anche un'azienda di lumache che produce dei cosmetici, che esporta anche a livello Internazionale. internazionale, sì. Ecco, però riguardo alla domanda precedente che l'ho fatto, in base alla tutela, in che modo secondo lei si dovrebbe lavorare insieme poi agli altri assessorati che nell'eventualità non hanno sinergia, però capitano richieste Sì, diciamo che internazionali e quindi in quel caso come si fa a tutelare? È una domanda sì, giustamente che pongo a livello generale. certo, sì, come diciamo una delle idee forse un po' più anche intraprendenti è quella di magari creare una sorta di collegamento fra tutti questi paesi, perché poi di fatto ogni paese ha un prodotto tipico, e quindi creare una sorta di filiera non a livello locale ma a livello ultra, quindi ultraterritoriale, al di là del proprio territorio, per sia la realizzazione di questi prodotti e poi per la commercializzazione anche all'estero, proprio perché il Made in Italy e soprattutto quello che a livello locale, quindi ancora più forte, deve essere in qualche modo conservato, preservato e avviato e fatto conoscere anche sia nelle altre zone, diciamo, nazionali, ma poi soprattutto a livello internazionale. Quindi la cooperazione tra i comuni, la cooperazione poi tra le aziende, la valorizzazione sia nel piccolo attraverso manifestazioni enogastronomiche, però che interessino diversi paesi, che portino in ogni paese a conoscere il prodotto di un altro territorio a loro magari vicino, e poi la successiva valorizzazione e commercializzazione ed ampliamento, diciamo, della filiera potrebbe essere forse un progetto intraprendente, però magari importante, che potrebbe portare alla valorizzazione, ecco, di questi prodotti. Bene, ringraziamo il consigliere comunale delegato alla cultura e al turismo del comune di Prosseti, Torella, nelle immagini. Grazie dell'attenzione su communicationprogram.tv. Consigliere Lecca, sindaco, attuale. consigliere comunale, com'è alla fine questa zanzicchia? Diciamo che tutti gli anni viene più gente, quindi a noi ci fa immensamente piacere perché molta gente viene ad assaggiare la nostra salsiccia, che è fatta e condita con sale, e coriandoli e peperoncino, quindi è ottima, mi fa Bene, immensamente piacere, anche grazie. quest'oggi in realtà c'è stata una entusiasmante presenza dei visitatori. Ecco perché vengono qui a Prosseti. Senta, è anche perché vengono molti visitatori, perché il centro storico da noi non ci sono macchine, quindi è transitabile benissimo. Noi siamo amanti di questo paese perché, ecco, facciamo delle manifestazioni che vengono da tutti i paesi, ma vengono da Roma, da Frosinone e da Latina.
uno stand particolare dove si producono prodotti artigianali, si presentano prodotti artigianali realizzati con diversi materiali, come il cemento, ecco nelle immagini, prego. Cemento, stucco e vari materiali con l'aiuta, il filo, fatto con stucco, cemento, l'aiuta e vari pezzi di stoffa. E... Ok, questo è fatto con cemento, e data la forma e poi rifiniti a mano. Questo è un barattolo con l'aiuta e fiori fatti da me. In realtà siamo qui con uno stand legato ai prodotti di ricamo, come si evince dalle immagini. Alla fine lei cosa presenta? Niente, noi presentiamo, innanzitutto la nostra è un'associazione di punti di incontro, ricamo, ricicliamo molto legno. Azione, siamo tutte donne, uncinetto, ricamo, intaglio, lavori sul legno, manualità. Ma di creatività manuale, tanta. Siamo un'associazione di Rocca Gorga, il tempo nelle mani, io sono una socia dell'associazione, anche l'altra ragazza è una socia e siamo stati bene stasera a Possedi. Uno che assaggia il panino, come il prodotto? Piazza Umberto I, voi da dove venite? Da Frosinone. Bene, cosa ne pensate di questo evento della Zazicchia? Carina, simpatica, è la prima volta che vengo e devo dire è veramente una bella. Come state il prodotto? Ottimo. Beh, il vino è stato eccellente, questo è naturale. Per lei? Io mi vado a pigliare un'altra salsiccia che mi è piaciuta, mo vado. Grazie, per lei? Tutto perfetto, grazie, tutto perfetto, buonissimo il panino. Il vino? Buonissimo. Piazza Umberto I, alla fine siamo alle conclusioni di questa... evento della Zazicchia, cosa ne pensa? Com'è andata? È stata un'ottima serata. Bene, ha provato cosa? Il panino? Solo io ho provato solo il panino con la salsiccia. E invece, prego signora, com'è andata? Bene, bene, una bellissima festa. Bene, si ricorda, vedete c'è anche il fuoco tradizionale qui nelle immagini, ha provato anche il vino? Il vino e ottimo abbinamento. Sì, e il panino con la salsiccia e broccoletti, ottimo. Sì. Serata, mi scusi. Bellissimo, bellissimo. Ecco, ma com'è stata la Zazicchia? Buonissimo. Grazie a lei, grazie a tutta l'amministrazione. Quindi una bellissima serata. Bellissima. E com'è stata la Zazicchia? Buonissima. Per lei? Anche buonissima. Salve, buonasera signora, com'è stata alla fine la serata? Bellissima. Bene, per lei? Eccezionale. Qui con alcune visitatrici, buonasera. Alla fine com'è stata questa serata? Allora, bellissima serata, trascorsa anche con i Brigallè, un gruppo folcloristico veramente bravissimi. Quindi veramente una bellissima serata. Ecco, proviamo un attimo il vino. Il vino, guardi, è buonissimo. Ecco, com'è stata la Zazicchia? Buonissima, tutto buonissimo, tutto perfetto, bellissima serata, contentissimi della serata scorsa, grazie al sindaco e a tutti. Siamo qui dei visitatori, buonasera. Buonasera. Com'è il vino? Buono. Ecco. Bellissima, il vino fa cantare. Com'è stato il vino? Il vino, buonissimo, è ottimo e abbondante. Due con il blocco. Stefano Gizzi, che vino è questo, Stefano? È vino Merlot. Ecco, della vino casa. Merlot, bene, della casa. Possiamo assaggiare un attimo il vino? Gizzi, prego. Prego. Puoi dare un attimo, prego. Prego. Prego, assaggi un attimo il vino, prego. Come questo vino? Number one. Ecco, avete già bevuto, com'è questo vino? Adesso assecondiamo, è buonissimo. Ecco, prego, per lei? Buono, buono. Ok, questa... la salsiccia. La salsiccia, prego. Buona. Buona, per lei? Buonissimo. Benissimo. Per lei? Bene, grazie. Comunque qui anche, vedete, il fuoco qui a Possedi, che ricorda la tradizione. Siamo qui con tanti visitatori, salve, mangiato, vero? Ho mangiato molto buona, venga qua, lui ha mangiato due panini, buonissima, complimenti agli organizzatori perché è veramente buonissima, è una tradizione che non dovete lasciare, la dovete fare sempre questa tradizione. Perché lei non è di Possedi, giusto? No, sono di Pontigno. Benissimo. Però avete fatto una bella serata, sono contentissimo di stare qua.
mamma come balla la taranta la pizzicao, vai mamma come balla la taranta la pizzicao, mi pizzicare il cuore, mamma mia c'è dolore, mi pizzicare il cuore, mamma mia c'è dolore, vai mamma come balla la taranta. Per quanto riguarda questi prodotti, ecco, alla fine cosa presenta lei? Carta e intrecci, tutto a base di carta. Tutto a base di carta? Carta e cartoncino. Bene, e quindi in realtà tutto, diciamo, sono dei derivati, insomma. No, io prendo i calendari e ci faccio i portapenna. Anche questa è carta? Sì, questi sono i volantini. Gli orecchini sono fatti con la scatola delle scarpe. Questi qua sono volantini, questa qua è la carta, quella da parati che si mette per terra, sta la carta gommata. Salve, com'è stata questa salsiccia? Buonissima, la salsiccia era ottima, c'aveva quella punta di peperoncino che devo dire era gradevolissima, insieme ai broccoletti, la morte sua. Di dove sei? Giuliano di Roma, il paese qui vicino. Bene, bene, sei trovata bene. Perfetto. Ecco, il vino com'è? Il vino ancora più buono, ancora più buono. Di dove sei? Giuliano di Roma. Con due visitatori che stanno gustando, vedete, la salsiccia, com'è questo prodotto? Bene, eccellente, la salsiccia dei prostati non si batte. Bene, proviamo un attimo il vino. Il vino lo possiamo provare? Buono pure il vino, ottimo accompagnamento. Un altro visitatore, salve, buonasera. Com'è questo prodotto, la salsiccia? Ottimo. Da dove viene lei? Bene, per lei com'è questo prodotto? Buonissimo. Buonissimo. Buonasera, salve, buonasera. Ecco, lei da dove viene? Da Patrica. Bene, com'è il vino? È buono, vero? È buonissimo. Facevo paura. E il panino anche con la salsiccia? Non ancora assaggiato. Vabbè, quali sono le aspettative? Dalla Francia. Da Francia, ok. Usa il francese. Sei buona? Buonissimo. Allora okay. Abbiamo fatto la strada da Roma. Ah, ok. Proprio per venire qua, Da Roma. Com'è il prodotto? Buono, buonissimo.